1,80 m di altezza, viso chiarissimo e luminosi occhi verdi. Eddie Redmayne sintetizza in maniera perfetta il fascino del gentleman britannico, diventando così uno di quei sex symbol un po' atipici, come i suoi colleghi Tom Hiddleston e Cillian Murphy. Eddie non è solo un bel giovanotto inglese, ma soprattutto un attore di talento, dotato di grande versatilità e capace di regalare performance intense. Ripercorriamo brevemente insieme la sua carriera. Da bravo attore britannico, anche Redmayne ha iniziato la propria carriera sul palcoscenico, dimostrando a soli 20 anni un grande talento grazie ad una performance un po' particolare. Il suo viso delicato ed efebico lo porta ad interpretare il ruolo antravestì di Viola, protagonista femminile de La dodicesima notte di William Shakespeare. Nel 2006, dopo una lunga gavetta a teatro, approda sul piccolo e grande schermo, comparendo nel cast della pluripremiata miniserie Elizabeth First e in The Good Shepherd, L'ombra del potere. Al cinema, la prima parte importante per Eddie Redmayne arriva nel 2007. Ad ingaggiarlo è il regista Tom Kaelin, che lo sceglie per impersonare il figlio di Julian Moore in Savage Grace, torbido dramma familiare dalle sfumature incestuose. La pellicola rimane inosservata, ma in compenso permette ad Eddie di mettersi in mostra, e infatti subito dopo l'attore ottiene i suoi primi ingaggi da protagonista. Nel 2011 impersona Colin Clark, aspirante cineasta innamorato di Marilyn Monroe, nella pellicola di Simon Curtis. Nel 2012 è invece Tom Hooper a richiamarlo per il suo colossale musical Les Misérables, dove Eddie impersona Marius Pontmercy, giovane studente del fronte rivoluzionario che si innamora perdutamente di Cosette, dimostrando anche di saper cantare magnificamente. Ma non ci sono solo ruoli da bravo ragazzo nel curriculum di Eddie, ed infatti nel colossal fantascientifico Jupiter, il destino dell'universo, lo vediamo nei panni del super cattivo al fianco di Mila Kunis e Channing Tatum. Ma il suo momento di gloria Redmayne se l'è preso l'anno scorso dopo aver sbaragliato la concorrenza con la sua interpretazione ne La teoria del tutto, in cui interpreta magistralmente Stephen Hawking. Questa performance è valsa all'attore un Oscar, un BAFTA, un Golden Globe e un'altra decina di premi minori. In questi giorni Redmayne è nelle nostre sale con The Danish Girl, firmando la terza collaborazione con il regista Tom Hooper. The Danish Girl racconta la vita della pittrice transessuale Lily Elb, famosa per essere passata alla storia come la prima persona ad essersi sottoposta nel 1930 ad un intervento per il cambio di sesso. Inutile dire quanto intensa ed incredibile sia la performance di Redmayne, e non stupisce quindi vederlo tra i nominati dell'Academy Award come miglior attore protagonista anche quest'anno. La vittoria per La teoria del tutto però è ancora troppo fresca per sperare in un bis, senza contare che al premio punta anche l'agguerritissimo Leonardo DiCaprio. Del resto, non si può vincere l'Oscar ogni anno.